Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi si è chiusa con una grande festa al Piermarini, la seconda edizione della Scala in città, in collaborazione con Filarmonica della Scala e Accademia Teatro alla Scala nell'ambito dell'iniziativa Milano è viva promossa dal Comune di Milano, che ha portato per il secondo anno consecutivo il teatro in tutti i quartieri di Milano, dal centro alla periferia. Un'ondata di musica e danza che ha invaso luoghi anche abitualmente dedicati ad altre attività, come l'Allianz Club dove solitamente si giocano partite di basket o pallavolo. 5 giorni di spettacoli gratuiti che hanno visto impegnate tutte le forze scaligere. Coro, corpo di ballo, musicisti della Filarmonica, e, per la prima volta, anche gli allievi dell'Accademia. Tutti insieme per portare il teatro a tutti sulla scia del segnato tracciato da Paolo Grassi. Mir. Andiamo incontro alle persone, il teatro è di tutti. L'idea è di andare a incontrare le persone che pensano che la musica classica, l'opera e il balletto non siano per loro. Noi siamo convinti che il teatro possa toccare tutti, bisogna solo toccare quella corda che molti pensano di non avere per far scoprire la bellezza della nostra arte a tutti, aveva sottolineato il sovrintendente del teatro alla Scala Domenico Meyer durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi, in linea con lo spirito dell'iniziativa, fuori dal Piermarini presso il Mosso, lo spazio riqualificato all'interno del Parco Trotter, zona periferica della città. Si deve fare uno sforzo per entrare in un teatro impressionante come la Scala, il primo passo è difficile. E così è stato. Tutto esaurito fin dal primo giorno, con il coro di voci bianche al Teatro Munari, e la Filarmonica allo Spirit de Milan, locale della Bovisa. Il freddo e il maltempo hanno costretto a rivedere alcune date, come quella prevista ai Bagni Misteriori, che è stata cancellata, e a sfruttare soprattutto gli spazi al chiuso, ma non hanno fermato la manifestazione, e la voglia di partecipazione. Tra i luoghi in cui la Scala ha dato spettacolo nei giorni successivi anche il Teatro .0, nel carcere Beccaria, e all'Allianz Cloud, dove sono andati in scena prima gli allievi della scuola di ballo, e poi tutto il corpo di ballo diretto da Manuel Legris. Abbiamo assistito a questa maratona danzante nel palazzetto dello sport. Gli allievi della scuola di ballo all'Allianz Cloud. Un'impresa non facile quella di danzare là dove solitamente si giocano le partite di pallacanestro o di pallavolo. Andare in scena con il pubblico così vicino e più in alto rispetto agli artisti, con una prospettiva praticamente rovesciata rispetto a quella a cui si è abituati, in uno spazio con confini tutti da trovare, e senza un unico fronte vista la presenza degli spettatori su tre lati, è stata una bella sfida che anche i giovani allievi della scuola di ballo, diretta da Federico Olivieri, hanno affrontato dimostrando una sicurezza rara per la loro età. Il programma li ha visti aprire le danze con la presentazione, coreografia del direttore Olivieri su musica di Giovanni Sebastian Bach. Un grande classico che permette di presentare, come suggerisce lo stesso titolo, al meglio gli studenti. Dal primo all'ottavo corso. Il programma ha poi visto due coreografie contemporanee e due estratti dallo Schiaccianoci nella versione rivisitata da Olivieri. Nel dettaglio gli allievi si sono esibiti in largo, coreografia di Matteo Levaggi su musica di Giovanni Sebastian Bach eseguita dal vivo da Sofia Bellettini al violoncello, e con i costumi di Federico Sangalli. Con loro anche Lorenzo Lelli, splendido danzatore appena diplomato alla scuola di ballo e pronto per la nuova avventura da professionista nel corpo di ballo dell'Opera di Parigi. Si è passati poi al Pas de Deux tratto dal primo atto dello Schiaccianoci con Rebecca Lucca e Alessandro Francesconi,
che hanno ricreato tutta la magia del balletto natalizio per eccellenza. In Variations for Five, di Emanuela Tagliavia su musica di Bach, cinque giovani allievi hanno dimostrato una grande versatilità tirando fuori una qualità di movimento molto lontana dal mondo classico e accademico che tanto gli appartiene. In chiusura un pezzo corale di grande impatto con il valzer dei fiori dello Schiaccianoci. Punto il corpo di ballo, e il tifo da stadio. Punto dopo gli allievi, all'Allianz Cloud si è esibito il corpo di ballo della Scala guidato da Manuele Egris con un programma confezionato davvero con cura, capace di spaziare dal classico al contemporaneo, dal virtuosismo alle coreografie più raffinate e alte. Come Debussy Pour Sept Danseurs di Roland Petit, interpretato con grande precisione da Martina Arduino e Marco Agostino, o Luminous, un vero gioiello di Andras Lukács, che sembra essere stato creato ad hoc per Nicoletta Manni e Timofey Jevrijashenko, luminosi e poetici. E fin dall'inizio si è percepita subito un'atmosfera diversa molto più vicina agli applausi, e al tifo proprio delle manifestazioni sportive. Vere e proprie ovazioni hanno accolto i danzatori che si inchinavano davanti ai diversi lati in cui era disposto il pubblico. Tra le perle coreografiche più contemporanee presentate anche il passo a due dall'atto secondo di Progetto Andel di Mauro Bigonzetti, che ha portato in scena Maria Celeste Losa in tutta la bellezza e purezza di linea accanto a Gabriele Corrado, partner sempre solido, e di grande presenza scenica, o Les Combats des Anges, celebre pezzo di Roland Petit su musica di Gabriel Fauré, che ha visto ancora una volta in scena Marco Agostino accanto a Claudio Coviello, artista sempre intenso, e con una rara musicalità. In programma anche due pezzi che erano stati già inseriti nel Gala Fracci come Kakuka, di Sean Coralli, con la graziosa Caterina Bianchi, e il passo a due tratto dalla strada di Mario Pistoni con Antonella Albano e Massimo Garona, teneri e intensi. Spazio al virtuosismo con i salti sorprendenti di Federico Fresi in Gopaki, e al classico più puro che ha fatto risplendere prima Virna Toppi e Nicola Del Freo nel passo a due dal secondo atto di Le Corsaire nella versione rivisitata da Manuel Egris, e poi la neoprima ballerina Alice Mariani e Timofey Jevrijashenko accanto al corpo di ballo della Scala nell'adagio tratto da Paquita. Uno spettacolo che è stato poi ripresentato al Teatro alla Scala in chiusura di questa seconda edizione della Scala in città. Cinque giorni che, siamo sicuri, Milano e gli artisti non dimenticheranno. Perché, per citare Paolo Grassi, se la città ha bisogno del teatro, il teatro ha bisogno dei cittadini. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.